Torna un appuntamento molto atteso per i giovani delle province di Rimini, Pesaro Urbino e Forlì Cesena. Si tratta della borsa di studio Guido Paolucci e del premio Giovani Talenti, l'appuntamento che Riviera Banca dedica ai giovani che si sono distinti nel loro percorso di formazione, un premio all'impegno, alla creatività e alla voglia di affermarsi. Sì, questo è un evento che ci dà grande soddisfazione. Per Riviera Banca è un avvenimento importante perché abbiamo la possibilità di contattare tutti i comuni e tutte le scuole che vanno da Pesaro a Cesena e quindi fargli capire l'importanza che Riviera Banca nutre nei confronti dei giovani. Per i giovani è un grosso contributo perché anche quest'anno, ad esempio, abbiamo un montepremi di circa di 39.000 euro, quindi una cifra importante. La partecipazione ogni anno aumenta. Abbiamo 15 partecipanti al concorso Giovani Talenti. Purtroppo ci sono solo due vincitori perché i premi sono due, uno per umanistico e uno tecnico, ma tutti meriterebbero di essere presi in considerazione e di essere ricordati. Ecco, questa è un'iniziativa che proseguiremo nel tempo. In oltre 10 anni abbiamo elargito circa 400.000 euro sul territorio. Ed è un contributo importante per i giovani perché li aiuta a entrare nella vita e nel lavoro, perché tutti dicono lavoriamo per il futuro, per costruire un futuro migliore ai nostri ragazzi, ma noi siamo convinti a Riviera Banca che il futuro migliore per i ragazzi è oggi, non può essere rimandato nel tempo. Quindi siamo orgogliosi, siamo felici e quindi i ragazzi abbiamo visto che hanno partecipato con entusiasmo e questo non può farci che piacere. Sono proprio i giovani i veri protagonisti di questa iniziativa che esce dagli schemi usuali dell'attività bancaria, ma del resto Riviera Banca non è una banca come le altre, ma si distingue molto dagli altri istituti di credito proprio per la sua attività sociale. Riviera Banca è una banca che affianca alla tradizionale attività bancaria un'attività culturale, sociale, di prevenzione e cura della salute, di sostegno alle imprese. È una banca che opera per avvantaggiare i giovani. Quello di questa sera ne è un esempio lampante. Special guest della serata è il dottor Letterio Morabito, neurochirurgo di fama internazionale, con un curriculum invidiabile, con oltre 10.000 interventi alle spalle. Che emozione le danno questi giovani ragazzi? Mi ha stuzzicato la voglia di trovare nella mia vita cosa è stato stimolante, cosa ha prodotto il successo per certi aspetti, cosa che in parte è un'esperienza di vita, in parte un aspetto legato al proprio carattere e penso che l'occasione di trasmetterlo a dei giovani sia un'occasione stupenda e quindi ho accettato proprio volentieri questo invito di Andrea e del Presidente Caldari. Ho ricevuto un premio per la mia tesi di laurea che si basa sulla ricerca di ligandi multitarget per la malattia di Alzheimer. Il problema clinico principale della malattia di Alzheimer è che tuttora non vi sono farmaci adeguati che trattino adeguatamente la malattia e che siano in grado di arrestarla. Vi sono solo farmaci che agiscono dal punto di vista sintomatico e quindi abbiamo cercato in un anno di ricerca sperimentale di trovare dei potenziali candidati farmaci in una fase preliminare di ricerca che possano legarsi a più target farmacologicamente attivi. L'obiettivo mio era quello di dire: è possibile portare un turismo più sostenibile? E la risposta è sì, nel senso che ci sono comunque degli strumenti, come ad esempio i certificati sostenibili, come piattaforme sostenibili che forniscono quindi strutture e alloggi sostenibili con determinati criteri, ma soprattutto anche gli alberghi diffusi. Alberghi diffusi che sono soprattutto e permettono che cosa? Di andare a far evidenziare la bellezza del turismo più lento, un turismo con più attenzione che cosa? Al centro storico e quindi attorno a questo vengono costruiti attività, emergono appunto attività, opportunità per il turista e che quindi va il tutto a valorizzare il borgo, il cosiddetto borgo storico.